Benvenuti in Cucina per te. In questa quinta puntata del Sapore della Valle d'Aosta siamo ad Aosta, il capoluogo della regione, una città fondata dai romani nel XXV secolo a.C. che ancora conserva importanti monumenti dell'epoca, come l'Arco d'Augusto, il Teatro Romano, la Cinta Muraria, una città molto particolare, e in questo contesto storico vi suggeriamo un soggiorno in un'antica residenza incastonata proprio nel cuore delle rovine romane, lo Chambre d'Hôte ad Podium. Vediamo le immagini del nostro inviato sul posto, Giuseppe Caliri. Amici di Cucina per te, siamo nel centro storico di Aosta, a due passi dall'anfiteatro, al Podium, un Chambre d'Hôte gestito da una bellissima e simpaticissima proprietaria, Elena, che ci racconterà qualcosa sulla sua struttura. Allora, la nostra è una struttura molto recente, piccolina, abbiamo tre camere, di cui due camere matrimoniali e la terza, quella dove siamo adesso, che è più un appartamento, è un grosso open space compreso anche di cucina. Siamo affacciati direttamente sull'anfiteatro romano, quindi su tutta la parte più antica di Aosta, e abbiamo deciso di trovare questi nomi un po' che ricordassero l'antichità per il nostro piccolo, la nostra piccola chambre d'hôte. Questa per in particolare la stanza Virgilio, ogni stanza ha un nome che ricorda un autore romano, quindi al piano inferiore abbiamo anche Catullo e Ovidio. E niente, abbiamo cercato di trovare uno spazietto qui in questo centro storico molto carino. Avete anche una terrazza, ho visto un giardino. Sì, esattamente, in questa stanza c'è una grande terrazza affacciata direttamente su un anfiteatro che anzi ha una vista molto molto bella, e i nostri clienti non devono assolutamente pagare per poter vedere le antichità romane. E nella parte invece le camere inferiori possono godere di un piccolo giardino e soprattutto in primavera e estate poter fare anche colazione fuori con comunque vista anfiteatro. A pochi metri dall'Arco di Augusto c'è un posto molto caratteristico dove fermarsi per il pranzo, la cena o anche per un semplice aperitivo a base di salumi e formaggi tipici valdostani, accompagnati da un calice di vino o di champagne. Sto parlando della Bottegaccia. Sul posto ancora il nostro inviato Giuseppe Caliri. Sono qui nella zona pedonale di Aosta, alla Bottegaccia, e qui con me c'è Danira, la proprietaria. Danira, buongiorno. Ci parleresti un pochettino del tuo locale? Eh sì, volentieri. Allora, questa è una champagnerie, fromagerie, enoteca. Serviamo prodotti tipici della Valle d'Aosta, ma anche piccole chicche di altre regioni. Abbiamo voluto inserire al momento del nostro acquisto prodotti tipici anche di Friuli, per esempio, prodotti tipici francesi, però la nostra specializzazione è il tagliere di salumi e formaggi valdostani, che serviamo anche con dei calici di vino, oppure con lo champagne, oppure con delle bollicine italiane. Abbiamo più di 600 etichette di vini e quindi insomma riusciamo spesso a soddisfare le esigenze dei nostri clienti. L'ambiente è molto easy. A noi non piacciono i locali dove si resta impettiti e dove non c'è dialogo col tavolo, col cliente, con chi ci viene a trovare, e di conseguenza ci piace spesso, avendo il tempo, girare proprio tra i tavoli e conoscere chi ci viene a trovare. E questa è una bella cosa. Grazie. E come dice il saggio, è anche oggi a dieta domani. A conclusione di un viaggio non si torna mai a casa senza essersi prima fermati in un negozio di souvenir o oggettistica tipica locale, e alla Maison du Bois troverete sicuramente i più caratteristici e rappresentativi. Il nostro tour enogastronomico alla scoperta dei sapori e dei prodotti tipici della Valle d'Aosta si conclude qui, ma voi potete continuare a seguirci sul nostro sito web o sul nostro canale YouTube, dove troverete tante ricette semplici e creative, magari in attesa di partire per un altro tour presso un'altra bellissima regione italiana. Magari suggeritecela voi. Un saluto a tutti!